Avete letto Luca Ricolfi sulla Stampa? Dice che si parla troppo di legge elettorale, di cambiamento del sistema politico, mentre gli italiani prima di tutto vogliono tirarsi fuori dal gorgo pratico e psicologico della crisi economica. Chiedono crescita e lavoro ed è su quello che giudicheranno la novità Renzi e il redivivo Berlusconi. Ma la ripresa non arriva se la politica non funziona. Dunque le riforme di sistema non sono un modo per menare il can per l'aia. Solo che quelle istituzionali, tipo l'abolizione del Senato, richiedono maggioranze larghe e tempi lunghi, mentre la riforma elettorale si potrebbe anche fare subito, ma quella proposta è piena di difetti e comunque l'impressione che sarà impallinata dai franchi tiratori. Se i franchi tiratori faranno fallire questa legge senza nemmeno metterci la faccia, cioè nascondendosi dietro il voto segreto, non affosserebbero la legge elettorale, affosserebbero la legislatura. L'Italia fuma poco con la farina. È sempre della famiglia dei suini, no? È poco italico, molto suino. A meno che non ci si accontenti, come fa Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore, del fatto che comunque il tema è tornato all'ordine del giorno. Ma io valuto positivamente la proposta che è stata messa a punto da Renzi e che poi è stata concordata insieme a Forza Italia. La valuto positivamente perché è un tema che noi ci portiamo dietro insoluto da moltissimi anni, perché ricordiamo che il famoso Porcellum del 2005 e soprattutto dopo che anche lo stesso governo Letta si era impegnato al momento del suo insediamento, quindi nell'aprile del 2013, ad approvare, a spingere per l'approvazione di una legge di riforma elettorale entro il 31 ottobre 2013. Non è successo e quindi Renzi dà una opportuna accelerazione su questo terreno decisivo. Certamente le difficoltà ci sono delle resistenze, però credo che sia, diciamo, un momento di svolta. Caro Gentili, la svolta ci sarà davvero se passerà una legge buona, non una qualsiasi, e se quella legge sarà armonica con un assetto istituzionale rinnovato, altrimenti terranno banco le De Girolamo, che mancanza sentiremo, la spaccatura nel PD, le scommesse su Alfano e Berlusconi che tornano insieme. Questo gruppo, anche se adesso apparirà come un sostegno alla sinistra, al Partito Democratico, dovrà poi necessariamente far parte della coalizione dei moderati. Quindi dobbiamo comportarci con il nuovo centrodestra, così come ci comportiamo abitualmente con la Lega e con Fratelli d'Italia. È destinato il nuovo centro-destra di Alfano ad allearsi sicuramente con Forza Italia al momento in cui ci saranno le elezioni. Per quanto riguarda il PD ci sono delle tensioni molto forti, che se dovesse consumarsi una divisione profonda saremmo veramente alla fine del Partito Democratico, quindi credo che alla fine il partito non si spaccherà. Renzi non è il rimedio, è peggio del male, perché è un elemento di divisione. Che succederà? Rimpasto, Letta bis, incarico a Renzi, elezioni politiche a maggio insieme alle europee? Sono tutti scenari possibili in questi giorni. L'importante è che il Paese non può galleggiare in una situazione di incertezza continua. Il fatto è che il governo Letta è stato una grande delusione, sul fisco in particolare, con annunci, controannunci, cambi di norme alle imposte, ha dato il peggio. Durante il 2013, con la vicenda nota dell'IMU prima casa, l'abolizione della seconda rata e in particolare il ritorno della piccola IMU, la mini IMU, come è stata detta, che è stata pagata qualche giorno fa, dal punto di vista delle scadenze fiscali il governo non ha fatto chiarezza a sufficienza e si è, credo, perduto, diciamo, in una serie di rinvii e di incertezze che hanno aggravato molto sui cittadini e sulle imprese. A proposito, anche se Cipolletta dice di no, in Italia si pagano troppe tasse, ufficialmente il 44, ma se si calcola il peso effettivo si sale al 54%. È veramente un record mondiale ed è evidente che in questo caso non ci può essere ripresa se non si riesce ad abbassare questa pressione fiscale. Ma signore, ma che sta succedendo qua? Uno manca 4 anni e siete usciti tutti di testa. Ragioniere, quante volte ti devo dire che le tasse sono come la droga? Se le paghi una volta anche solo per provare, finisce che ti prende la voglia. Quello che non tollero è che per pagare le tasse ci si debba sottoporre a una via crucis.
oltre al peso della pressione fiscale c'è anche il peso, diciamo, di un'incertezza normativa, lo abbiamo visto appunto nell'ultimo anno, c'è il peso di uno statuto del contribuente, la legge che dovrebbe garantire, diciamo, dei diritti ai contribuenti, una legge del 2000 che è una diciamo, delle normative più tradite della storia della Repubblica. Meno male che c'è Befera, o no? Ci sono stati dei progressi, però è chiaro che non, diciamo, la lotta all'evasione è una cosa più complicata che non delle azioni spot spettacolari. Ma se anche Renzi non ce la dovesse fare, che sarà di noi?